Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video in compagnia della mia amica Sara Cosmesi, a cui mando un bacione grande. Mi raccomando, se non la seguite, correte ad andare a vedere il suo canale. Vi linko qui sotto anche il suo video. E siamo qui, come ogni mese, a filmare il video sui nostri preferiti del mese, in questo caso il mese di gennaio, ovviamente. Prima di cominciare questo video, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale qui sotto per non perdere tutti i prossimi video e di lasciare un bel like a questo video. E mi raccomando, poi correte anche a vedere il video di Sara. Cominciamo subito perché ho diversi prodottini. Iniziamo con l'unico prodottino per il corpo che ho, perché il resto è tutto viso. Sì, il resto è tutto viso. Prodotto corpo, mi sta piacendo tantissimo questo prodotto di Balea. Questa è una body lotion alla base di urea. È una crema corpo in questo bel boccettone da 400 ml. Costa pochissimo perché costa sui 2,99 euro, se non mi sbaglio. E questa è fantastica per chi ha una pelle del corpo secca. Questa è veramente ottima. È a base di urea, contiene il 5% di urea, quindi è veramente ottima, ottima idratante per chi ha la pelle secca. Io ho la pelle del corpo molto secca, diversamente dal viso, e quindi necessito di questi prodotti. Se contengono urea, per me sono sempre fantastici. E questa mi piace tantissimo perché ha un piccolissimo prezzo. È veramente lascia la pelle veramente morbida e coccolosa. È inodore, quindi se vi danno fastidio, profumazioni o altro, non preoccupatevi perché è totalmente inodore. E appunto è indicata per pelli molto secche e dermatologicamente testate, eccetera, eccetera. Questa è veramente molto valida e insomma io ve la consiglio. E proseguiamo con gli altri prodotti perché il resto è tutto per il viso. Mi sta piacendo tantissimo questa acqua di Repole. Questa è un'acqua sulfurea termale, lenitiva e rinfrescante. Io di questa avevo anche la mini size. Dunque, questa è un 150 ml e ho anche la mini size che è un 50 ml. Questa pensavo di tenerla da borsetta. In realtà, non so se perché il prodotto è un po' andato, non so che, ha una cattiva profumazione, motivo per cui non riesco ad utilizzarla sul viso. La utilizzo per andare a idratare la Beauty Blender prima di truccarmi. E la vaporizzo un po' sulla Beauty Blender e la utilizzo così per non buttarla. Detto questo, quando avevo comprato la mia Italia, avevo comprato subito questa e mi ero già pentita perché ho detto: cavoli, se ha questa profumazione cattiva, pensavo fosse la sua profumazione, questa non saprò cosa farmene. In realtà, probabilmente era la mia Italia che era andata perché questa è totalmente inodore, non ha assolutamente nessun odore. Quindi, anche qua, se vi danno fastidio le profumazioni, non preoccupatevi. Questa è per pelli sensibili, delicate ed irritate. Questa è un'acqua termale che io vado a utilizzare per reidratare la pelle del viso, reidratare la pelle quando sto facendo una maschera purificante che magari mi sta seccando un po' troppo il viso, e quando ho la pelle appunto sensibile, irritata, arrossata da freddo, colpi di calore, cambi di sbalzi di temperatura, insomma, che rendono la mia pelle un po' sensibile. Io soprattutto ho molto sensibile quest'area qua delle gote, che se mi si infiamma non riesco proprio ad applicarci niente sopra. L'unico prodotto che riesco a sopportare è il tonico alla calendula di Kiehl's, che mi lenisce un po' quest'area. Quello è anche il siero lenitivo, quello dell'IDEA, quello Alphysalis, non mi ricordo. Comunque è il siero lenitivo, insomma, sono gli unici due prodotti che riesco ad applicare quando la mia pelle è irritata. Adesso anche questo è un ottimo prodotto da utilizzare in quei casi e mi piace tantissimo. In più mi fa un effetto bello fresco sulla pelle, proprio super piacevole, non freddo, fresco, ecco, mi fa rinfrescare la pelle del viso, mi piace tantissimo e quindi ve lo consiglio. Io questo lo trovo da Tigotà. Poi un altro prodotto che mi sta piacendo tantissimo e che vi ho mostrato di recente nel video dei prodotti sugli acquisti top su Amazon è questo prodotto di Be Youthful Organic Skincare, un face wash a base di açaí e bacche di goji, ed è una cremina detergente che in questo periodo è ottima da utilizzare.
Anche per me, perché che ho una pelle mista grassa, comunque è super piacevole. Questo è il brand. E appunto è super piacevole, una cremina detergente molto delicata con un buonissimo profumo fruttato. Sembra uno yogurt fruttato, molto buono. Vi va a dare una buona detergenza alla pelle senza seccarla, vi lascia la pelle morbidissima. E vi fa anche un effetto leggermente illuminante, veramente super piacevole. Io dopo questo non ho la sensazione di dover correre ad applicarmi subito un tonico o una crema per reidratare la pelle perché non me la va assolutamente a seccare. Questo mi piace tantissimo. Poi un tonico che mi sta facendo impazzire in questo periodo è di The Body Shop ed è il tonico, il gel toner Petal Soft alla British Rose. Questo tonico qua che ha i petali di rosa, vedete, in infusione. Molto carino. Tra l'altro, questo è un prodotto che ricordo di aver visto anche sul canale di Sara. So che anche lei lo ha utilizzato, lo sta utilizzando, che le è piaciuto un sacco anche a lei. E, The Body Shop si trova, è reperibile al momento adesso solo sul sito. Hanno tolto i negozi fisici, almeno questo è quanto ho capito. Non so se per un discorso di Brexit. Comunque, sul sito trovate il sito italiano tranquillamente, quindi non pagate spese di dogana. E tra l'altro il sito fa anche sempre un sacco di sconti, quindi eventualmente se vi interessa, verificate, andate a controllare, insomma, sul sito ci sono un sacco di prodotti e i prodotti di The Body Shop, sia viso che corpo, secondo me sono fantastici. Questo comunque è un tonico molto geloso, in questa consistenza molto gelosa che non riesco a utilizzare direttamente sulle mani, devo andarlo a mettere su un dischettino di cotone. Poco prodotto perché altrimenti viene assorbito quasi tutto dal dischettino e quindi va sprecato. E poi devo stare attenta ad applicarlo delicatamente sulla pelle del viso perché appunto è un gel, quindi rischia di colare un pochino. Bisogna un po' prendere mano, ecco, con questo prodotto. Detto questo, però è ottimo. Io ci sono delle giornate, allora sì, ho una pelle mista grassa, però ho una pelle che ha necessità di essere idratata. Adesso tra l'altro è inverno, quindi comunque ho bisogno di una buona idratazione alla mia pelle. Ci sono dei giorni che io magari sono a casa e detergo la pelle del viso, poi applico questa. E sì, dopo un po' vado anche a mettere la crema, ma aspetto magari un attimino perché questo ha bisogno un pochino di assorbirsi, ha bisogno di qualche minuto. Ci sono delle volte che io quasi mi dimentico di mettere la crema dopo perché questo mi ha comunque già dato un primo step di idratazione, un buon primo step di idratazione che non mi fa sentire la pelle secca. Ecco, quindi veramente un ottimo tonico, mi piace tantissimo. E appunto ha anche un effetto calmante, anche questo su pelle irritata è molto molto delicato, è appunto alla rosa, quindi ha un leggero effetto idratante, lenitivo e illuminante, perché mi va a fare anche un effetto luminoso alla pelle. Questo qui, tra l'altro, ce l'ho da 3 mesi circa e guardate quanto ce n'è. E niente, è un tonico che mi sta piacendo tantissimo e ve lo consiglio assolutamente. Poi un tonico che mi sta facendo impazzire è questo di Alpha H ed è il Liquid Gold con acido glicolico. La percentuale di acido glicolico contenuta all'interno non è dichiarata nel prodotto, però è abbastanza, nel senso che se è la prima volta che voi vi approcciate a un prodotto con acido glicolico, io non mi sento di consigliarvi questo prodotto perché è abbastanza potente, secondo me. Per me che ho già provato diversi prodotti a base di acido glicolico, che sto attenta a come utilizzarlo, i modi, i tempi, le zone del mio viso da evitare, eccetera. Allora vado tranquilla e questo veramente è una bomba e mi fa un effetto favoloso. Io noto nel tempo che mi sta andando a illuminare tantissimo la pelle del viso perché mangia proprio le cellule morte del mio viso. Ho moltissime meno impurità. E mi va proprio a togliere questo strato di grigiore dal viso, favoloso. Un tonico all'acido glicolico favoloso che vi consiglio tantissimo. Se siete alle prime armi con l'acido glicolico, vi consiglio piuttosto qualcosa come il tonico di Pixi, per poi passare magari a un prodotto così. Detto questo è veramente favoloso. Se conoscete l'acido glicolico, siete già
abituate a questo tipo di prodotto, provatelo. Questo non si può utilizzare tutti i giorni, va utilizzato a giorni alterni. Io neanche quelli, nel senso che lo vado a utilizzare al massimo una barra due volte a settimana perché è abbastanza potente, insomma. Comunque, favoloso, veramente ve lo consiglio. Un siero molto diverso invece è questo a base di acido ialuronico, vitamina C al 20%, vitamina B3, uva orsina e liquirizia ed è il siero viso del brand Abradoro. Questo dice contiene una formula sinergica che contrasta l'acne, imperfezioni e discromie, conferendo alla pelle un aspetto asciutto e luminoso. Verissimo, questo è un siero viso che trovate esclusivamente rivenduto su Amazon. Anche di questo ve ne ho parlato sui prodotti top acquistati da Amazon e questo veramente è un siero favoloso. Ha questa boccettina scura che è ottima per andare a preservare la vitamina C che sapete essere, che sapete deteriorarsi alla luce solare e è un siero molto molto liquido su base acquosa, quindi veramente la pelle lo assorbe in un nanosecondo. Ecco, il siero è già asciutto e vi rende la pelle luminosa, luminosa ma non lucida e bellissimo, un bellissimo effetto illuminante per la pelle del viso. Questo veramente è un ottimo prodotto che appunto vi consiglio tantissimo e ha una formula anti-age oltre che anti-acne. Tra l'altro ha una profumazione leggerissima di pulito ma delicatissima, quindi non preoccupatevi, adatto secondo me a tutte le pelle, pelli secche, pelli normali, pelli miste grasse, è veramente un ottimo ottimo prodotto a un prezzo di 18 euro appunto su Amazon, questo ve lo consiglio tantissimo. Due maschere viso che mi stanno piacendo tantissimo sono, allora, una è di Glamglow ed è la Berry Glow Probiotic Recovery Mask. Una maschera che promette luminosità, idratazione a base e effetto antiossidante ed è a base di probiotici. Questa è veramente una meraviglia ed è indicata secondo me per tutte e tutte le pelli perché appunto è una maschera perfetta per una pelle da normale a secca perché va a fare un bel effetto idratante, ma è bellissima anche per una pelle mista grassa perché non è assolutamente una maschera che fa un effetto pesante, poi comunque si va anche a risciacquare, quindi non è un problema, ma vi fa un bellissimo, bellissimo effetto luminoso, antiossidante. Questo è veramente fantastico. Al suo interno sembra praticamente uno yogurt con questi pezzettini a base di, che dovrebbero essere di mirtilli, una maschera meravigliosa, un profumino a base di yogurt dolcissimo, buono e vi fa appunto questo bel effetto luminoso alla pelle del viso. Io lo utilizzo, è una maschera che vado a utilizzare prettamente magari al mattino perché so che poi per tutta la giornata, pur andandola a risciacquare, mi lascia comunque un bel effetto morbidino alla pelle del viso. Mi piace tantissimo e appunto vedo questo effetto luminoso della mia pelle, che comunque è un connubio sicuramente di tutti i prodotti che sto utilizzando, diversi anche i prodotti che vi ho mostrato in questo video, però comunque è una maschera che mi piace tantissimo. Glamglow lo trovate da Sephora, è un brand che a me piace tantissimo, ha dei pack ovviamente carinissimi, però ha dei prodotti veramente veramente validi per quanto riguarda la skincare e a me piace tantissimo, quindi ve lo consiglio. Parliamo sempre di prodotti Pro Luminosità e qua abbiamo la maschera di questo brand Youth to the People, la Superberry Hydrate and Glow Dream Mask, una maschera a base di MAQUI, che non so cosa sia, vitamina C, squalane e acido ialuronico. Questa è una maschera notturna, io l'ho acquistata in questa mia taglia, non so se ci sia la taglia anche più grande, comunque io l'ho acquistata qui così per provarla ed è questa maschera notturna, ne basta pochissimo, vedete? È praticamente piena, ne basta davvero poco. È questa cremina giallina che ricorda quasi una cremina a base di uovo, che va applicata appunto come una normalissima crema da applicare la sera. E vi rende la pelle, io so che l'ho già detto di tutti i prodotti, ma vi rende la pelle luminosissima. Questa
Questa veramente è meravigliosa, vedete l'effetto sulla mia mano? Non è un effetto grasso, è proprio un effetto, va a irradiare la luce proprio della pelle, veramente, veramente un effetto stratosferico. Ripeto, questo è l'effetto che io sto ottenendo da tutto un insieme di prodotti pro luminosità in questo periodo, però veramente anche questo è veramente una meraviglia. Ha un profumino quasi limonoso. Molto delicato e piacevole, mi piace tantissimo. E il brand Youth to the People mi piace moltissimo perché si concentra sulla formula, ha dei pack super essenziali, utilizza tantissimo il vetro e evita di usare la plastica. Le confezioni sono in cartone, appunto, e mi piace tantissimo. Questo veramente ve lo consiglio, anche questo lo trovate da Sephora. Poi due cremine viso che mi piacciono da impazzire sono queste due creme di entrambe di Dr. Scheller, brand biologico. Queste qui. Questa è la crema a base di mandorla e calendula per pelli sensibili. Questa è la cremina che vado a utilizzare quando ho la pelle irritata, sensibile appunto da sbalzi di calore, eccetera. È senza profumo, è adatta appunto a pelli sensibili, è un effetto proprio lenitivo per la pelle. Una profumazione leggerissima, buona di mandorla, e questo veramente indicatissimo secondo me per chi ha la pelle sensibile e vuole stare anche attento all'inci perché appunto Dr. Scheller è un brand bio, mentre questa è a base di melone, loro dicono, ma è la anguria e moringa ed è perfetto per pelli miste. Questa è una cremina ottima per chi ha una pelle mista e ha bisogno di una buona idratazione, perché è una crema bella idratante, ma non pesante, non vi fa, se avete una pelle mista grassa, non ve la fa trasudare, ecco. È super buona e piacevole. Questa, tra l'altro, anche un profumino delizioso che mi piace tantissimo. E questa, tra l'altro, è anche molto interessante perché è una nuova crema ed è appunto azione protettiva, idratante e protegge dall'invecchiamento precoce causato dai raggi UVA, infrarossi e dalla luce blu, nonché dagli effetti nocivi dell'ambiente e dai radicali liberi. Veramente favolosa. Questa è una crema che mi sta piacendo tantissimo. Di questa ho anche la versione proprio per pelli grasse ed è una lozione, quindi un trattamento un po' più leggero ed ha un effetto matte. Quello lo utilizzerò nella stagione, insomma, un po' più calda. Poi prodotti per le labbra, sto amando il Butter Mask for Lips di Kiehl's, un burro per le labbra a base di cocco e mango. Questo veramente è un burro bello corposo. Vedete, proprio un burro, e questo applicato la sera sulle labbra, lo applico prima di andare a dormire e mi lascia le labbra morbidissime anche il giorno dopo, mi piace tantissimo. È un po' costoso come tutti i prodotti di Kiehl's, però è veramente valido. Tra l'altro ne basta una punta e vi dura tipo un anno, un boccettino del genere, quindi io insomma mi sento di consigliarvelo. Kiehl's, tra l'altro, è un brand favoloso per me e tutti i prodotti insomma sono veramente ottimi, questo è molto buono. Infine termino con due prodotti make-up adatti a una pelle mista grassa. Finalmente, non so se avete visto che IT Cosmetics è approdato da Douglas, è rivenduto da Douglas, e io era da tempo che volevo provare ad acquistarlo. Ma sul sito non ero sicura delle colorazioni, ho preferito andare in negozio a provarle e appunto ho preso questi due prodotti che mi sono piaciuti tantissimo. Ho preso la famosissima Your Skin But Better, la CC Cream famosissima di IT Cosmetics, e ho preso quello nella versione Oil Free Matte, quindi per pelli miste grasse. Ha un effetto minimizzante per i pori, un effetto full coverage. Effetto anti-age e idratante ed è protettivo con un SPF 40 da UVA e UVB. È una CC cream che io sto utilizzando anche in questo momento
provo ad avvicinarmi per farvi vedere, sembra che io non abbia, secondo me, niente addosso, eppure fa un effetto quasi di porcellana, cioè veramente un effetto bellissimo. Guardate la mia pelle, un effetto naturalissimo, ma bellissimo. E oltre a questo, mi piace tantissimo, questa è la confezione esterna, questo è appunto il prodotto, favoloso. Veramente mi piace tantissimo e ho preso anche la Bye Bye Pore, la cipria ultraleggera con minimizzatrice di pori. Questa è la cipria. Devo stare attenta perché sennò esce sempre il mondo. Ed è questa qui in polvere libera, un effetto stratosferico, anche questa la indosso e l'effetto è favoloso. Se avete una pelle mista grassa, questo duo è una meraviglia perché vi tiene veramente a bada la lucidità. Non dico per tutto il giorno, ma per un bel po' di ore, quindi potete stare tranquille. Tra l'altro, io lo consiglio appunto per chi come me non piace l'effetto cerone sul viso. Io indosso raramente fondotinta perché appunto preferisco far vedere qualche imperfezione in più che non avere lo strato di cerone sul viso, non mi piace. E, tra l'altro, è difficile per me trovare un fondotinta che non mi faccia lucidare la pelle. E questo per me è veramente un duo favoloso, mi sta piacendo tantissimo. Bene ragazzi, io sto perdendo la voce. Correte a vedere il video di Sara se non l'avete ancora già visto. Sara, io ti mando sempre un bacione grande. Ora corro a vedere anche i tuoi preferiti del mese di gennaio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!